Allora, andiamo a riscrivere meglio l'uguaglianza che abbiamo visto prima. Allora, andiamo, questi sono prodotti notevoli, questi li avete fatti alle superiori. Allora, se io vado a fare 1 meno alfa per 1 più alfa quadro più alfa alla n, questo quanto fa? Allora, fa 1 meno alfa più alfa meno alfa quadro più alfa quadro meno alfa cubo, così via. Gli ultimi due termini saranno più alfa alla n meno alfa alla n più 1. Quindi, siccome tutti i termini intermedi si semplificano, rimane 1 meno alfa elevato alla n. Lo riscriviamo: 1 meno alfa è uguale a 1 più alfa più, scusate, per 1 più alfa quadro più alfa alla n è uguale a 1 meno alfa alla n. Quindi dividiamo per 1 meno alfa, a sinistra mi rimane 1 più alfa quadro più alfa alla n, questo viene 1 su 1 meno alfa meno alfa alla n più 1 fratto 1 meno alfa. Portando il tutto di là e riscrivendolo meglio, viene 1 fratto 1 meno alfa uguale 1 più alfa quadro più puntini puntini più alfa alla n tutto fratto, scusate, più alfa alla n più alfa alla n più 1 fratto 1. Cioè, quindi il risultato di questa divisione io lo posso scrivere così, però commetto un errore. Qual è l'errore? L'errore però, se alfa è molto minore di 1, diciamo anche negativo, non basta che sia abbastanza un piccolo di 1, se alfa è minore di 1, se è molto minore di 1 tanto meglio. E vedete che questo errore qua, questo è più piccolo di 1, perché qua c'è una potenza di più di alfa, il denominatore è circa 1 perché alfa è abbastanza più piccolo di 1. Va bene? Naturalmente, se io voglio fare 1 fratto 1 più alfa, non è che lo devo rifare per forza, basta mettere meno alfa al posto di alfa. Quindi questo cosa verrà? Verrà 1 meno alfa più alfa quadro. Quale sarà il termine di grado n? Sarà meno 1 alla n alfa alla n, cioè i termini stavolta sono a termini di segno alterno. Poi qua verrà meno 1 alla n più 1 alfa alla n più 1 fratto 1 più alfa. Quindi se questo pezzo lo trascuriamo otteniamo quest'uguaglianza, non posso dire più che uguale, non ci scriverò circa, e otterrò che se io qua scrivo circa 1 1 fratto 1 meno alfa circa 1 più alfa più puntini puntini alfa quadro più puntini puntini più alfa alla n più, ecco, questo qua se lo voglio trascurare vedremo poi che potremo usare una notazione, diremo che è 1 piccolo di alfa alla n, cioè un qualcosa che se alfa è piccolo è molto più piccolo di alfa. Ok? Cioè questa notazione verrà precisata, però questa notazione è stata introdotta da un matematico che si chiama matematico e fisico, Lev Davidovich Landau. Questa notazione
significa un qualcosa trascurabile rispetto alla palla. In realtà significherà, si legge uno piccolo d, qualcosa che quando alfa tende a zero più velocemente di alfa. Però per specificare questo ci servirà il concetto di, ok? Quando andiamo a scriverlo così, questo pure diventa uno piccolo di alfa alla n, ma siccome stavolta al posto di alfa ci sta meno alfa, semplicemente qui i segni delle potenze di alfa sono alterni, non sono sempre più. Questi sono tutti positivi e questi invece sono alterni, ok? Ora, questo per fissarlo, perché ci è venuto già utile, e per fissarlo, anche perché l'abbiamo dimostrato questa cosa qui, diciamo, quell'unica cosa che dobbiamo giustificare è perché questo si possa chiamare o piccolo di alfa. Ok, adesso se io voglio fare la radice cubica di 2, allora parto sempre da 1, allora chi sarà x con 2? Sarà 2 per 1 più 2 fratto x con 1 al quadrato, 2 per x con 1, scriviamolo così, fratto 3. Ragazzi, non fate, diciamo, non siate infantili, sembra che non abbiate mai sentito piovere. Sono infinite poesie sulla pioggia, domani me ne faccio, vi do l'intero, tu vuoi, me ne faccio bella poesia. Ok, allora andiamo a definire x con n più 1, chi sarà 2 per x con n più, adesso qua questo 2 si compone, questo 2 e questo 3 sono esattamente perché io voglio fare la radice cubica e questa è 1 in meno. La radice cubica, quindi qua ci devo mettere 3 e là ci devo mettere 1 in meno, quindi 3 meno 1 fa 2. Questo invece, ecco, partiamo invece di metterci 2, prendiamo, che ne so, 4. Così invece di andare alla radice cubica di 2 andrà alla radice cubica di 4, però diciamo non ci confondiamo con quei due là. E qua è 3. Allora supponiamo anche qui, non lo sto a dimostrare, ma supponiamo che x con n è finito per ricorrenza quando n diventa grande, si avvicina a un numero L. Allora anche x con n più 1 si avvicina a L e deve succedere che L deve essere uguale a 2L più 4 fratto L quadro fratto 3 circa. Quando passo al limite questa uguaglianza deve essere verificata perfettamente. Quindi adesso togliendo il 3 viene 3L uguale 2L più 4 su L quadro. Adesso portato ieri il 2L da 3L rimane L, viene L per L quadro, cioè L cubo uguale 4. E quindi ottenete che se ci avviciniamo da qualche parte, quella limite, o come sarà chiamato, dovrà essere la radice cubica di 4. Positiva, perché partiamo da numeri positivi. Adesso giustificare questo metodo è lungo, ma funziona, cioè questo metodo vi porta alla radice cubica di
e qua ci mettete A, volta la radice quadrata di A. Se volete fare la radice sesta, che dovete fare? Qua ci mettete 6, qua ci mettete 5 e qua ci mettete x con n alla quinta. Ok? Quello che è ancora più, ancora meno ovvio da giustificare è che questo metodo è efficiente, cioè è uno dei metodi per ricorrenza più veloci per trovare la radice, per trovare le radici. Ok? Quindi abbiamo imparato che non sempre le calcolatrici fanno i conti in maniera diretta, ma a volte li fanno in maniera algoritmica. Cioè, quando io ho comprato la mia calcolatrice, diceva non c'è la radice quadrata, te la fai tu. Per farla tu, ti devi fare 3 volte, 4 volte il coltello. Ovviamente, col tempo, per fare la radice quadrata, cosa hanno fatto? Hanno messo questo schema all'interno del chip della calcolatrice, cioè invece di farlo fare a me, se lo fa lei. Ma lo fa così, così come vedremo che quando la premete il tasto della calcolatrice per calcolare il valore della funzione seno, della funzione coseno, della funzione logaritmo, anche lì la calcolatrice attiva un piccolo algoritmo, cioè sa che vi deve dare il valore di una certa funzione con 9, 10, 12 cifre decimali. Allora fa un algoritmo e dopo un po' sa che le cifre decimali sono corrette abbastanza da poterlo mettere sulla calcolatrice, eh? Quindi non è detto che ci sia un modo sempre diretto per calcolare la radice cubica, magari si può fare per approssimazioni successive come in questo caso. Ok? Ci sono anche algoritmi che calcolano la radice quadrata per esempio in modo diretto. Un tempo a me l'avevamo fatto studiare in quinta elementare, che avevamo un maestro che era bravo in matematica, però non è detto che sia un metodo migliore di questo, per cui diciamo se sull'estensione della calcolatrice c'era questo, vabbè, non questo, quello di prima, è perché è un metodo particolarmente efficiente. Ok, andiamo a vedere. Un'altra cosa, allora prendete un numero positivo. Allora andate a fare x più 1 su x. Questo numero è sempre maggiore di 1, maggiore o uguale di 1, maggiore o uguale di 2. Perché? Siete in grado di mostrare questa cosa? Non è difficile. Allora, prima di tutto x la posso scrivere come 1 più alfa o 1 meno alfa, uno dei due, cioè se io scambio x con 1 su x la, diciamo, questa somma rimane uguale, no? Per esempio se faccio 2 più un mezzo, se invece di al posto di 2 ci metto un mezzo è uguale, mi viene un mezzo più 2. Quindi x lo posso sempre scrivere 1 meno alfa, prendo x compreso tra 0 e 1. Allora 1 su x, se vi ricordate, è maggiore di 1 più alfa, perché se vi ricordate il reciproco di 1 fratto 1 meno alfa era 1 più alfa, tutti i termini successivi, le correzioni successive erano più alfa quadro, più alfa cubo, più alfa, quindi è maggiore di questo. Fare la somma, x più 1 su x viene maggiore o uguale di
uguale a 2 quando? Semplicemente quando f è uguale a 0. Cioè se ci avete 1 più 1 fa 2, altrimenti se x non è 1, se è veramente compreso tra 0 e 1, questo è maggiore di 3. Perché x non è 1. Ok? Ah, questa è una disuguaglianza pure utile. Un'altra disuguaglianza utile è, voi sapete che a meno b al quadrato, essendo un quadrato deve essere sempre positivo, ma questo chi è? È a quadro meno 2ab più b quadro, che è sempre positivo. Quindi a per b deve essere minore o uguale di a quadro più b quadro, anzi sempre porto 2ab dall'altra parte, divido per 2 e otteniamo questa disuguaglianza. Oh, ecco, questo qua, giusto, devo impiegare ventina di minuti. Perfetto, mi è venuto in soccorso un qualcosa che vi può aiutare moltissimo a risolvere dei piccoli calcoli elementari. Allora, adesso più o meno voi avete quasi tutti gli esami da 9 crediti. Non è così, alcuni sono da 9, alcuni sono da 12. Però mettiamo che, oppure facciamo in un altro modo, supponiamo che stiamo considerando il rendimento, i gol segnati da un attaccante nelle varie stagioni. Allora, a seconda della stagione, qui ha segnato 13 gol, qua ha segnato 17 gol, qua ha segnato 11 gol, qua ha segnati 23, qua ha segnati 15, qua ha segnati 14, qua ha segnato di nuovo 15. Ecco, quanti, allora 3, 6, 7, quanti ne ha segnati in media? Se volete fare la media aritmetica, allora voi fareste la somma. Allora, fate la somma, 3, 10, 11, 14, 18, 23, 28, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 108. Allora, 108 diviso 3, 6, 7. Allora abbiamo 1, 5. Allora, quant'è la media? Prima di tutto, sapete leggere correttamente il risultato. Quant'è la media? Quanti gol ha segnato in media questo ogni anno? 15 e 3? Non ci sento, sono un po' sordo alla mia età. 15 e 3 settimi. La media è 15 più 3 settimi. Quando c'ho il resto si deve ancora dividere per 6. Vabbè, dice, continua la divisione, 15,4. A volte è utile e opportuno continuare la divisione, ma se io continuo la divisione non mi scriverò mai il risultato esatto, che devo scrivere infinite cifre decimali, per quanto periodo. Se invece vi scrivo 15 e 3 settimi, è esatto. Questa cosa c'è nella notazione anglosassone. Cioè, se voi andate a vedere un problema di matematica in America o in Inghilterra, scrivono 2 e 3 quarti. Non significa 2 alla 3, cioè un 3 quarti messo più piccolo, significa 2 più 3 quarti. A volte dipende dal calcolatore. Ok, però noi, siccome non vogliamo usare notazioni strane che non condividiamo, però possiamo sempre scrivere 15 più 3 settimi, si può scrivere. Questo è il risultato di noi. 15 più 3 settimi. Ok? Oh! Però a me non piace
Allora, come si fa a vedere che è 15 più 3, 6? Cioè, se io sbaglio a segnare un 1 qua, a parte che posso fare la prova del 9, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 8, 10, 1, 2, 7, 8, 9, 9, 9, si trova, non dovrei aver saltato nulla. Però, se io mi sbaglio, per esempio, a contare questi, ho fatto un errore gravissimo, perché invece che di dire 6 sono 7, invece di dire 7 ne ho contati 8, faccio 15, divido per 8 e sbaglio tantissimo. Oppure sbaglio a fare la somma e mi viene un risultato completamente fatto. C'è un modo molto più efficiente. Allora, fate una media 8, diciamo che una media 8 15 è ragionevole, oltretutto è un buon numero di partenza anche per vedere, diciamo, perché le differenze sono facili da fare. Allora, 13 rispetto a 15, quanto abbiamo? Meno 2. Poi abbiamo 17 rispetto a 15 più 2. Qui invece più 2. 11 rispetto a 15 meno 4. Qua più 8. Qua è pari. Qua è meno 1. Qua è pari. Allora adesso io devo fare semplicemente la somma di questi, ma questo è molto più facile da fare. 2 meno 2 se ne vanno. 8 meno 4 fa 4, 4 meno 1 fa 3. Allora, partendo dalla media 15, ce ne avanzano 3. Quindi la media quant'è? È 15, che l'abbiamo assunta come base di partenza, più 3 da dividere per 7. No, si studia. Se dovete fare la media dei voti del libretto, se la media non è ponderata, cioè se gli esami hanno tutti gli stessi crediti, basta fare una cosa analoga. Io parto, che ne so, da 24, vedo che più o meno la media è del 24 e guardo i vari esami quanto hai preso in più o meno rispetto al 24. Ok? Faccio la somma, se dopo 13 esami rispetto al default di 24 hai preso 7 voti in più, la media sarà 24 più 7 è 23. Se la media è ponderata è più difficile, perché bisogna ponderare con il numero di esami. Quindi posso fare, però anche lì ci sono dei trucchi, però insomma è un pochetto più complicato. Questo è un calcolo che tipicamente lo studente medio, quando arriva sotto all'esame, sotto alla laurea, deve fare, che c'è un algoritmo ben preciso che vi dice quanti voti, qual è il voto di laurea che potete prendere. Si prende la media, si rapporta in 110, si arrotonda, quindi avere una media in 110 di 97,51 va bene perché fa 98, di avere una media in 110 di 97,49 va meno bene perché fa 97. Una volta arrotondata poi ci sono dei punti di premio per la tesi e per se uno ha fatto l'Erasmus, se uno si è laureato in terra, e poi uno si fa i conti e vede se può arrivare a 100, se può arrivare a 105, se può arrivare a 110 o se può arrivare a 110. Chiaro? Quindi questa cosa qui, anche questa, è frutto dell'osservazione e dell'esperienza, nel senso, non è che l'abbia inventata io, ma è nata quando avevo le figurine, dovevo fare la media, volevo fare la media dei gol segnati dall'attaccante e invece di fare la somma ogni volta trovavo conveniente fare la differenza per esempio rispetto a 10 o rispetto a 15. Allora gli attaccanti segnavano un po' di meno della differenza già rispetto a 10. Chiaro? Se qua la differenza fosse stata, mettiamoci un altro, qua avevano insegnato 31 gol, quindi qua veniva 139, qua veniva più 16 e qua veniva più 19. Quanto è la media mo? 15 più 19 ottavi. Ma 19 ottavi, 16 ottavi fa 2, questo è 17 più 3 ottavi. Quindi se quell'anno era segnato 31 gol, l'anno dopo
appunto segna 31 gol e quindi la media dei gol segnati per anno aumenta da 15 rotti a 17 rotti. È chiaro? Ottavi, perché stavolta gli anni non sono più 7, sono 8. Infatti, se andate a fare 139 diviso 8, 8 per 17 fa 136 e avanza 3, quindi viene 17 più 3 ottavi. È chiaro? Oh, questa è, diciamo, un'osservazione che riguarda appunto il campo della media aritmetica. Avete invece mai sentito parlare di media geometrica? La media geometrica, se ho dei numeri A1, AN, per fare la media geometrica devo fare la radice ennesima di A1 per A2 per AN. Facciamolo solo con due numeri. Se ho A e B, la media aritmetica fa A più B mezzi, la media geometrica fa la radice quadrata di A per B. Ok? La radice quadrata di A per B è sempre, scusate, la media geometrica è sempre più piccola, se i numeri sono così, della media aritmetica, sempre. Quindi io sto dicendo che la radice di A per B è sempre minore di A più B mezzo. Basta fare il quadrato, se faccio il quadrato qua mi viene A quadro, AB, scusate, per 4, minore o uguale di A più B al quadrato. Ma A più B al quadrato è A quadro più B quadro più 2AB, portando 4AB a sinistra viene A quadro più B quadro meno 2AB maggiore o uguale di 0. E questo è vero perché è esattamente A meno B al quadrato. Ovviamente se i numeri sono abbastanza vicini, la media geometrica, la media aritmetica sono vicine, per esempio se prendiamo 1 e 2 la media aritmetica fa 3 mezzi, 1 e mezzo, la media geometrica fa radice di 2 che è 1,44. Se però i numeri sono molto lontani, allora no, perché se io prendo 1 e 99 la media fa 50, ma la media geometrica fa radice quadrata di 99 che è minore di 10. Ok? Quindi se il rapporto tra i due numeri è grande, questa disuguaglianza è molto più, diciamo, questo numero è molto più piccolo di questo. Se invece i due numeri sono abbastanza vicini, allora effettivamente è quasi uguale, però la media geometrica è sempre più piccola di quella aritmetica. Ok? Va bene. Ok. Allora, vediamo un po'. Che altro possiamo fare? Ecco, un'ultima cosa. Siccome abbiamo nominato la successione di Fibonacci, qual è la definizione della successione di Fibonacci? A con n più 1 è uguale la somma dei due precedenti, quindi ad A con N più A con N meno 1.
Allora, quello che uno vorrebbe sapere è quanto fa a con n più 1 fratto a con n. Allora, questo è uguale a 1 più a con n meno 1 fratto a con n. Che cosa succede quando n diventa molto grande? Allora, supponiamo che questo converga a L, che vedremo poi sarà un limite. Allora, questo rimane 1, questo a quanto converge? Vediamo un po' se ci avete idea. Se quello di sinistra convergerà ad L, no, perché è meno. Questo è quello successivo fratto quello precedente. Questo chi è? Quello precedente fratto quello successivo. Quindi a chi converge? A 1 fratto L. Quindi diciamo, invece di L chiamiamolo X, che mi piace di più. Ne seguirà che avremo l'equazione x quadro uguale x più 1, oppure se preferite x quadro meno x meno 1 uguale a 0. Quindi x sarà 1 meno più la radice di 5 fratto 2. Ora, quello col meno non va bene, perché questi sono tutti numeri positivi, quindi il numero non può venire negativo. Quindi x sarà 1 più la radice di 5 mezzi. 1 su L, se lo andate a fare. Allora, se questo è x, 1 su x verrà la radice di 5 meno 1 fratto 2. Quindi il reciproco non è altro, invece di qua vale più 1, ci metti meno 1. Basta fare il prodotto, 1 su x per x deve fare 1, infatti al denominatore viene 4, al numeratore viene radical 5 più 1 per radical 5 meno 1 fa radical 5 al quadrato meno 1 al quadrato che fa 5 meno 1 che fa 1. Se andate a fare questo prodotto viene x per 1 su x uguale radical 5 più 1 per radical 5 meno 1 fratto 4. Ma questo qui è un prodotto notevole, viene 5 meno 1 fratto 4 e fa 1, e vedete che è la cosa corretta. Quindi questo converge a radica 5 più 1 mezzi, quest'altro converge a radica 5 meno 1 mezzi. Questo rapporto qui, tra l'altro, questo radica 5 meno 1 mezzi, la differenza tra i due numeri vale 1. Questo numero è circa 1,61 e dispari, questo numero è circa 0,61. Questo rapporto qui, 1,61 eccetera, si chiama sezione aurea, ed è un numero molto famoso ed è limite dei rapporti sui numeri successivi della serie di Pitagora, della successione di Pitagora. Però è molto famoso in storia dell'architettura, ma anche in natura, perché si riscontra in molti, diciamo, artefatti dell'architettura, ma anche in molti fenomeni naturali. Quindi i numeri di Fibonacci ci sono, per esempio, nelle spirali delle foglie, dei pedali, del numero di pedali e quant'altro. E in architettura a un certo punto si sono innamorati di questo numero e hanno detto che il rettangolo più bello tra tutti quelli possibili era quello che aveva i lati nel rapporto dato dalla sezione aurea. Ok? E vabbè, quindi abbiamo detto anche questa curiosità. Però, allora, facciamo un attimo un riassunto. Che cosa abbiamo imparato oggi? Allora, oggi abbiamo rivisitato alcuni degli argomenti, per esempio le disequazioni. Punto numero uno: le disequazioni non si studiano, o almeno se state all'università non si studiano più come le studiate al liceo. Si studiano le equazioni, in più si studia quando dall'equazione, in che zone, diciamo, le zone in cui dall'equazione passo alla disequazione, ogni zona si va a vedere se soddisfa la disequazione oppure no. È più facile, è nettamente più facile. Oltretutto, se lo dobbiamo fare semplicemente con le zone, magari può essere ancora un po' complicato, ma se ci possiamo aiutare un po' con i grafici di funzione diventa estremamente più facile. L'abbiamo intuito questo.
quindi questa prima cosa, abbiamo visto che abbiamo bisogno di un po' di quelle che si chiamano funzioni elementari. Oggi abbiamo incontrato la funzione valore assoluto, abbiamo incontrato la funzione x quadro, x cubo, x alla quadra. Però mica avremo solo sempre su queste funzioni, avremo queste funzioni, la funzione seno, la funzione coseno, la funzione... Piano piano le dobbiamo ripassare, le, diciamo, introdurre e ripassare tutte. Poi, abbiamo visto che molti conti si possono fare per via algoritmica. Ma per via algoritmica significa calcolare quella che si chiama la successione. Si devono andare a calcolare, per esempio, il limite di una successione, allora abbiamo bisogno di introdurre le successioni. Cosa che verrà fatta, diciamo, faremo i numeri complessi subito dopo faremo le successioni. E quindi stiamo vedendo che per fare i conti ci vuole l'analisi. E quindi stiamo facendo il corso di analisi. È chiaro? Ok. Per oggi.